Hashtag happy. Have a nice day, Mr. Beautiful. Persona assolutamente disponibile che ci ha raccolto a Forte Belvedere e ci sta conducendo in centro a Firenze, un cittadino spagnolo ma in realtà che vive a Firenze. Che cosa pensi del motto di Jan Fabra che ha detto viva l'arte, viva l'arte, viva l'arte? Che deve dire in più? Non è che si mette là a parlare proprio dell'opera, di quello che ha fatto, perché magari la rende un po' noiosa, non è una situazione per parlare di una cosa profonda. Quindi mi ha sembrato giusto, divertente. Anche detto, secondo me. Ha sparato quello là e poi... Esatto. E poi tutto sommato sembra che dica poco, ma in realtà dice tantissimo, sì, no? Sì, cioè, dice tutto. Tre volte me l'ha detto, mi pare. Apprezza fino in fondo e soprattutto sì, l'eroicità della vita, no? Cioè, sì, anche per il modo nella sua come dimensione, detto, esatto, epica questa battaglia. Sembrava proprio una sua opera che lo diceva, no? Perché ha aperto le mani, le ha buttate in alto, proprio come l'opera che ci aveva accanto, che esatto, saluta a Firenze, esatto, no? Esatto. E che riesce ad essere allo stesso tempo legato alla terra, come il verme, il famoso verme che striscia, ma anche il maestro di musica che invece di sì, dirigere un'orchestra di strumenti musicali dirige le nuvole, no? Sì, dirige sì, l'intorno, l'atmosfera. L'atmosfera, no? certo. E secondo te come l'ha presa Firenze? Anche questa cosa in piazza, la tartaruga? Io ho passato parecchie volte in piazza e vedi il solito, i turisti che si fanno le foto, queste cose qua. Ma ho sentito tante persone che non l'hanno capito tanto bene perché intendono che proprio il colore, il materiale spara troppo in quella piazza. Quella cosa l'ho sentita. È un po' le stesse critiche che ci sono state con Jeff Koons, forse? Non è possibile. Solo che è ovvio che magari un turista che passa o una persona che passa che magari non conosce tanto, non è tanto interessato in arte, lo vede e si torna a quello che si diceva prima, che fa questo qua, non lo capisco. Quindi probabilmente queste opere, seppure diciamo ci può essere questa difficoltà, in qualche modo a mio giudizio creano questa curiosità, no? Cioè, è possibile, sì. Tutto sommato io ho visto che sia prima appunto con Koons, sia adesso con questi lavori di Fabre, appunto c'è questo desiderio di avvicinarsi all'opera, di fotografarsi, di dialogare, che in fondo è, come dire, un tentativo, a mio giudizio, anche di immergere sì, le persone. Sì, esatto, perché probabilmente le critiche nascono anche proprio dalla violenza con la quale magari c'è questa contrapposizione, sì, no? Sì, tra sì, contemporaneità e classico. Senti, e qui dove siamo? Qui siamo al Duomo. Qui questa strada a sinistra è il Duomo già. Siamo perfetti noi. Che dici, Leone? Andate a Palazzo Strozzi, Piazza della Repubblica. E quindi forse è il posto più comodo per noi. Sì, qui perché ci mette 5 minuti arrivare a piedi. Sei stato veramente... Invece io fino a un'ora non posso andare perché dovrei arrivare alla stazione, un casino. Vedi, qui è contromano. Qui ora te fai a sinistra, arrivi al Duomo, passi il Duomo, fai già via Roma. Vedi? Siamo a Piazza della Repubblica. Yeah, yeah, yeah.
occhi a me in vortice. You thread it up to dance. Io ballo, tu prendimi se ce la fai. Dall'India alla Turda, in 6 secondi, Roma, New York City, in una notte, dall'India all'Istanbul, in 6 secondi, Roma, New York City, in una notte. Eccoci arrivati, ci aspetta la grande arte dei Guggenheim a Palazzo Strozzi, da Kandinsky Apollo. È molto primitivo e ti entra nella testa. Allora, affrettati, attribuito. C'è anche nei cosi. Viene riportata una citazione di Augusto in lingua greca, però della quale Festina Lenta è la traduzione latina. La locuzione unisce due concetti divergenti. È latino. A Palazzo Strozzi, il direttore Arturo Galanzino è con noi a ricordare Jan Fabre e il suo Spiritual Guards. Gli consegniamo il gladio. Grazie e Festina Lenta. Arturo Galanzino, direttore di Palazzo Strozzi, da Kandinsky a Pollock. I Guggenheim tornano a Palazzo Strozzi dal 1949 al 2016. Sì, dopo quasi 70 anni la collezione Guggenheim, in particolare quella di Pecchi, ritorna a Palazzo Strozzi. Pecchi mostrò la sua collezione, una gran parte della sua collezione nel 1949 nei locali della Strozzina. Come abbiamo già detto, è stato diciamo così, ha ricevuto un'accoglienza piuttosto fredda, se non ironica e dissacratoria, diciamo così, da parte dei nostri concittadini che consigliavano di non profanare il Tempio del Rinascimento e piuttosto dedicarsi a collezionare ninnoli e a allevare cani pechinesi. Ecco, questa è stata l'accoglienza che Firenze diede al più grande collezionista del tempo, che portò qui in città una cometa di modernità in un'Italia che usciva da 20 anni di autarchia, di chiusura culturale. Oggi questa mostra, che esibisce in gran parte le collezioni di Pecchi e in gran parte anche le collezioni dello zio Solomon Guggenheim, quindi due grandi figure del mecenatismo e collezioni del XX secolo, non sempre idilliaco, di competizione, ma anche, come mostra questa mostra, di, cioè, senso, challenge, sfida reciproca e una competizione che ha portato sicuramente dei frutti. È una sfida nella modernità. Sì. Certo, quindi questa mostra vuole risarcire un po' questo inizio già un po' burrascoso tra l'arte del XX secolo e Firenze. Oggi il clima è naturalmente diverso, sono questi i linguaggi che la gente apprezza e che comprende e desidera maggiormente rispetto al 1949. Certo, volevo anche approfondire un attimo il rapporto che c'è stato e che Pecchi in particolare ha curato tra gli artisti europei e gli artisti americani, cioè Pecchi riesce effettivamente a creare un'integrazione tra questi due diversi mondi, se vogliamo. Sì, beh sì, questa mostra è uno dei livelli di lettura di questa mostra. La mostra parla proprio di questa scuola tra New York e l'Italia, quindi tra zio e nipote, ma anche come ruolo di Pecchi è stato in grado di traghettare delle forme culturali dall'America e dall'Europa, quindi di in certo senso impollinare di modernità il contesto culturale italiano. Diciamo che è una delle cose che è uno dei tratti della mostra che il pubblico apprezza maggiormente, proprio questa visione multisfaccettata. E mi pare che molte delle cose
che sono raccolte in questa straordinaria mostra provengono sì da New York ma anche da Venezia, certo, dove poi peraltro è conservata buona parte della collezione di Peggy. Sì, è una selezione presa dalle due collezioni Guggenheim ma anche da altri luoghi, quindi non è soltanto questo. Naturalmente la parte, il corpus veneziano è parte predominante in questa iniziativa, ma da New York sono arrivati dei capolavori a far perdere la testa. Due ultime domande velocissime. Io ho visto già la mostra e sono rimasto particolarmente colpito, devo dire, da una sala, la sala Rochko, che peraltro, come potremmo vedere, è come dire, illuminata in un modo particolare e ha un'atmosfera molto particolare. Ecco, devo dire, in questa mostra anche quest'artista è, se vogliamo, messo in una particolare evidenza. E quindi vorrei due parole su questa evidenza nella mostra, così come anche sulla chiusura, dove poi magari ci sposteremo, ovvero quel grande quadro di Roy Lichtenstein che segna un po' una conclusione e anche, secondo quello che è il testo, la curatelia, un po' una chiusura di un periodo per quello che è il lavoro di questi grandi collezionisti e mecenati che sono i Guggenheim. Certo, la sala di Rothko l'abbiamo chiamata la cappella, un po' anche ispirandosi ai lavori precedenti dell'artista e soprattutto per voler evocare questa spiritualità fortissima che esce da queste tele, tele che non hanno un significato apparente ma che hanno una forza e un impatto sul visitatore che, aprendo gli occhi, lasciando viaggiare la retina sulla tela, in grado esperienze di diversi tipi di sensazioni. È uno dei momenti più forti, più di rottura di questa mostra, che esce un po' dal tema di Peggy. Le ultime due sale sono un po' vanno più verso l'America e più verso il dopo, cioè nel senso più verso l'arte contemporanea. Quindi questa sala di pittura astratta sicuramente uno dei momenti della mostra di cui andiamo più fieri. Quindi la pop la consideriamo un po' una chiusura rispetto a quello che è il lavoro o comunque l'attenzione di quel periodo, chiamiamolo, alla Guggenheim. Sì, la grande tela di Lichtenstein in un certo senso apre verso, come ho detto prima, verso il dopo, e la pop art non entra esattamente negli interessi nella sensibilità principali di Guggenheim, che ricordiamocelo, si forma con un gusto surrealista, in questa prima sala, questa prima sala della mostra. Si illude di essere una moglie importante anche forse per il più grande dei surrealisti, che è Max Ernst. Che abbiamo qua vicino a noi. Ecco, quindi è veramente una stanza che apre verso una nuova dimensione, che è anche quella del futuro di Palazzo Strozzi, che, come sai, andrà verso una direzione sempre più contemporanea nei mesi a venire. Cominciamo anche noi a comporre il nostro quadro dalla sala del surrealismo, Europa-America, il surrealismo e la nuova nascita delle avanguardie. Il surrealismo fu un movimento di cui Peggy ebbe grande fascinazione e uno dei suoi grandi consulenti fu Marcel Duchamp. In questa sala sono raccolte le opere di molti importanti surrealisti e anche la famosa valigia di Marcel Duchamp, il padre del dadaismo. Pablo Picasso, busto di uomo in maglia righe. Grido la mia disperazione al tramonto del sole con Plead for Steel. Questa sala è dedicata a Jackson Pollock, un artista che ebbe un rapporto speciale con Peggy Guggenheim. Fu proprio lei, infatti, che riuscì a garantire all'artista quella condizione economica di serenità che gli permise di lavorare e di produrre le opere straordinarie che lo resero celebre. Questo è il suo primo periodo, il periodo surrealista in cui è influenzato in maniera evidente da Miró e da Picasso. La Donna Luna, questo quadro contiene tutto il mistero del subconscio e dell'inconscio del surrealismo.
plic, plic. Ecco, questo è uno dei rumori che immagino del gocciolamento del dripping di Jackson Pollock. Questi sono i quadri della maturità. L'inventore del dripping, l'action painting, questa pittura che in America fa nascere veramente una rivoluzione. Jackson Pollock ne è un testimone, un interprete fondamentale. Questa è la foresta incantata, nella matericità, nello spessore, nell'intensità di questo dipinto, tutta la forza e il significato del dripping. De Kooning, uno degli irascibili, un artista di forma e materia. E gli irascibili sono gli esponenti dell'espressionismo astratto americano, cioè quegli artisti che sono stati esclusi da una famosa mostra al Metropolitan Museum of New York e hanno formato appunto questo gruppo. Lui ne è uno degli esponenti più significativi. È evidente questa gestualità che connota il suo lavoro. Influenze orientali nella stazione post-pittorica di San Francisco. La stazione europea degli anni 40, anche in Italia fermenti decisamente innovatori. Ecco una testimonianza assai significativa, è quello di Alberto Burri. Queste sono le sue bruciature, è sicuramente uno dei protagonisti del mondo formale. E questo è il bianco lì ottenuto attraverso l'uso della fiamma ossidrica sul materiale plastico. Questa è rivoluzione. Questo è il taglio di una tela, la tela violata. Lo spazialismo di Lucio Fontana, i buchi, i tagli, questo tentativo di superare la dimensione della tela piatta, questo tentativo di andare oltre la vera rivoluzione, è la vera filosofia di Lucio Fontana che dice c'è qualcosa al di là della tela. L'Art Brut di Dubuffet. Alexander Calder. Dopo la stagione dell'espressionismo astratto, è il momento di color field e post painterly abstraction, è il momento in cui la pittura si raffredda. Frank Stella e Kenneth Nolan. In quella che ormai è chiamata la cappella di Palazzo Strozzi, le campiture di colore di Mark Prochko. Painting Rochko. In 1945, nella galleria di Peggy, The Art of this Century, le opere di Mark Rochko, l'impatto emotivo, la vita, la morte, l'emozionalità di un artista immenso. Pop, Liechtenstein. Scarabocchiato, si toglie. Brancusi.
davanti al quadro di Kandinsky si chiude anche il nostro quadro, si conclude la visita della mostra da Kandinsky a Pollock in una Firenze che oggi ha come motto Festina Lente. Arrivederci a tutti, hashtag. Performing Kandinsky al Duomo di Firenze. Performing Kandinsky al Mercato Centrale di Firenze, il terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto. Performing Kandinsky alla Chiesa di San Lorenzo a Firenze. Il nostro viaggio nomade non poteva non prevedere una tappa alla Strozzina, a Palazzo Strozzi a Firenze, per la grande mostra di Liu Xiaodong, Migranti, una storia di migrazioni, una storia di popoli che attraversano diversi continenti e raggiungono nuove mete. Come ci racconta lo stesso artista, la migrazione è da sempre un fenomeno ineludibile del genere umano. Il desiderio di migliorare la propria vita è intrinseco nell'uomo. Le migrazioni sono colme di speranze ed energie e gravate da ansie e perdite. I dipinti di Xiaodong raccontano il quotidiano in modo epico. Visitiamola. Diario Xiaodong, che parte appunto proprio dalle esperienze del quotidiano, ci racconta della comunità cinese a Prato. Disegni, schizzi, fotografie, ecco da dove parte il lavoro di Liu Xiaodong per raccontare le migrazioni. Quelle di questa mostra sono quelle che ci raccontano della comunità cinese a Firenze, a Prato, ma ci raccontano anche delle esperienze che Xiaodong ha fatto nei paesi dell'Est Europa, sino ad arrivare alla Turchia e persino nell'isola di Kos. Questo è il suo diario. Questa è la sala delle grandi tele dipinte dal vivo di Liu Xiaodong. Ecco, questa è un'opera che rappresenta l'essenza della migrazione, i migranti. Laggiù invece dei cinesi riuniti in una pausa lavorativa e ancora in questa sala la rappresentazione di una campagna senese, un po' come una specie di terra promessa, un luogo dove i migranti ambiscono ad arrivare per una vita migliore. Liu Xiaodong si muove proprio come un cineasta. Raccoglie del materiale fotografico e annota idee, appunti, intuizioni, proprio a costruire una sorta di storytelling, esattamente come accade appunto per un regista che costruisce la sua narrazione. E
questi spunti, queste annotazioni, questo materiale si trasforma poi nel suo lavoro pittorico, un lavoro profondamente legato alla società, perché come ci insegna Liu Xiaodong, la società inspira e l'arte espira. Dove vivo io? È il progetto del Dipartimento Educazione della Fondazione Strozzi e ha portato dei giovani ragazzi e ragazze a visitare appunto i luoghi rappresentati nei dipinti, nelle pitture di Liu Xiaodong e a raccogliere in questi luoghi interviste, materiale, a fare delle indagini per capire quali sono appunto le situazioni rappresentate e come si vive in queste non mi piace. Dove vivo io? È un progetto della Fondazione Educazione Palazzo Strozzi che ha portato dei giovani ragazzi e ragazze a raccontare i luoghi rappresentati nella pittura di Liu Xiaodong. Questi giovani sono andati ad intervistare, sono andati a prendere visione di questi ambienti e ce li raccontano appunto in queste fotografie, nel materiale che è stato raccolto proprio per questo progetto. Photo painting, la pittura sulle foto di Liu Xiaodong. Si parte per le migrazioni di Liu Xiaodong, zaino in spalla. Spiritual Guards da Santa Maria Novella. Hashtag. Hi Mr. Beautiful, cosa potrei dire di arte? Mi ricordo di come diceva quello Ippocrate, la vita è corta, l'arte è lunga. Viva l'arte! Hashtag. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the